3 aprile 2018. Il 21 aprile la regina Elisabetta II compirà 92 anni, il giorno dopo, domenica 22 aprile, salirà su un palco speciale allestito nel parco del castello di Windsor e alle 10 in punto schiaccerà il pulsante di avvio alla Virgin Money London Marathon 2018. Una starter davvero d'eccezione per una delle maratone più famose e partecipate al mondo e che quest'anno vedrà al via oltre 40.000 runner provenienti da tutto il mondo con uno stellare cast di top runner. Siamo profondamente onorati che Sua Maestà la Regina abbia accettato l'invito a dare il via alla Maratona di Londra 2018, ha dichiarato Sir John Spurling, presidente della London Marathon Events Ltd che organizza la gara. Per la corona si tratta di un rituale simbolico che si ripete dopo 110 anni, nel 1908 l'allora principessina Mary, poi regina Maria, nonna di Elisabetta II, mise in marcia i corridori proprio dal castello di Windsor. Era la maratona olimpica del 1908, la prima ad essere disputata su quella che oggi è la distanza di gara tradizionale di 42.195 km, o 26,2 miglia. A tagliare il traguardo nel White City Stadium fu Dorando Pietri, successivamente squalificato per l'aiuto ricevuto dai giudici di gara che lo avevano sorretto nelle drammatiche fasi finali. Il giorno seguente la regina Alexandra, che aveva assistito alla scena, consegnò a Pietri un prezioso trofeo d'argento dorato per celebrare una fatica che passerà alla storia dell'atletica leggera. Il trofeo Pietri sarà esposto al Virgin Money London Marathon Expo dal 18 al 21 aprile. Un post condiviso da in data, mar 23, 2018 et 3:39 fuso orario PDT.